Ieri consiglio comunale di insediamento a Sala Consilina, prima volta per diversi nomi sia della maggioranza che dell'opposizione. Dopo il giuramento il sindaco Francesco Cavallone nel suo discorso ha voluto ribadire il suo impegno per la comunità invitando la minoranza ad essere vicino e a contribuire per il bene di Sala Consilina al lavoro amministrativo. Un invito accolto dal gruppo di opposizione e fatto suo in particolare dal capogruppo di Salesi Domenico Cartolano che nel suo discorso ha sottolineato la disponibilità a supportare ogni iniziativa utile a favorire la crescita e lo sviluppo di Sala Consilina. Stessa apertura anche dal consigliere Alessandro Carrazza di Evoluzione Sala, seppur annunciando la volontà di svolgere un'opposizione forte e decisa. Tra gli argomenti in discussione nella prima assise consiliare anche la comunicazione relativa alla composizione della nuova giunta, l'elezione dei componenti delle commissioni consiliari e dei supplenti e la scelta dei componenti della commissione per la nomina dei giudici popolari. Credo che senza una collaborazione che deve andare anche al di là di una squadra di governo non si possa fare tantissima strada. Questo era un percorso che noi avevamo condiviso con tutta la squadra, per questo motivo sono state assegnate le deleghe assessoriali e sono state date anche degli incarichi ai consiglieri perché in stretta collaborazione col sindaco possano contribuire al bene della nostra cittadina e soprattutto noi faremo contribuire al nostro governo anche coloro che hanno condiviso questa battaglia elettorale con noi, che sono i 5 consiglieri che non sono riusciti ad essere eletti nel Consiglio Comunale. La squadra, come è stato detto, è stata integrata, è stata ringiovanita, crediamo che ci vogliano delle forze fresche, delle forze nuove che collaborino alla costruzione del futuro della nostra cittadina. Noi ci crediamo, abbiamo combattuto per questo, il nostro sarà un lavoro che proseguirà quello che è già stato iniziato nel vecchio, perché nella vecchia consigliatura noi crediamo di aver fatto tanto, ma soprattutto di aver anche programmato, progettato e quindi contiamo di portare a termine il nostro duro e lungo lavoro dei primi 5 anni nella seconda consigliatura. Sono tanti i progetti in essere, tanti finanziamenti che dovranno solo essere eseguiti, tanti che arriveranno di qui a poco, tanti altri progetti che noi abbiamo messo già in cantiere. Credo che Sala Consilina per i prossimi 5 anni effettivamente potrà fare quel salto di qualità che la cittadinanza merita. In chiusura di Consiglio Comunale, il sindaco Francesco Cavallone ha voluto salutare e ringraziare per il lavoro svolto tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che nella passata legislazione sono stati protagonisti dell'attività amministrativa e candidati al Consiglio Comunale della lista Sala Viva, che non sono riusciti ad essere eletti.